Benvenuti a Radio Design, io sono Simone Fucchi e come sempre sono Fata Rosa e Eleonora Baglia con capelli scoloriti e alla mia sinistra, bentornato Giacomo Rosiello. Grazie. Ovviamente sempre sotto l'occhio vigile di zio Nicola. Non è l'occhio, è la mano vigile. Ah, ho detto mano? Vabbè. Basta Eleonora, mi stai sconfondendo. Che oltre ad offrirci supporto tecnico, ci prepara sempre la merenda e ci racconta la favola prima di andare a dormire. Ma perché siamo qui, vi chiederete? Ma che cazzarola di domande mi fate? Ovviamente per una nuova puntata di The TGM, l'unico podcast dei sette mari che vi svela tutti i segreti sul design delle copertine di dischi più iconici di sempre e non solo. Cos'altro facciamo oltre a dire queste cose sul design dei dischi? Che dico sempre e non solo, ma cos'altro facciamo allora? Dillo ai nostri fans. Rompiamo le scatole. Bravissima. Ah. Abbiamo più o meno mantenuto la promessa della settimana scorsa. Abbiamo detto che ci saremmo impegnati per tornare lunedì con una nuova puntata. Oggi non è lunedì, ma ehi, non siamo perfetti. Cioè, io sono perfetto, ovviamente, però vabbè, chiudiamo la parentesi. L'importante è che siamo qui a sturarvi timpani come piace a voi. Quindi, cominciamo subito. Oggi parliamo di una signorina che la regia mi comunica essere uno tipo degli idoli maggiori della nostra fata qui presente, Eleonora. Eleonora sta prendendo il suo arsenale da fata per sfoggiarlo come al solito durante la puntata. Oggi abbiamo parlato di Patti Smith. Quindi, Eleonora, dici tutto quello che sai su questa fatina, anzi tutto no, se no facciamo le radici di qui. Quindi, ti passo le parole. Oddio, che bello la pacchetta! Hai smontato la vita. Ho smontato tutto, Allora, l'altra volta ho staccato questo. Ho smontato questo, ho buttato giù questo, quasi rotto il computer e adesso parlo, non t'agita. Grazie. Ti preoccupa, oramai ho imparato a conoscerti, quindi io tutte le volte che tu dici qualcosa io capisco. Allora, Patti Smith è una cantante, poetessa e un'artista statunitense. Praticamente lei è una figura atipica e rivoluzionaria nella storia della musica rock. Di che anni? Dagli anni 70 fino adesso. Bravissima. Non so, cioè... Chi era stato? Era l'interrogazione, scusa, ogni tanto posso rompere il cazzo anche io. Ho vinto una stellina. Ho vinto una pallaccia, scusate, non lo faccio più. Vai avanti, porca miseria. No, le parolacce. Miseria non è la parolaccia. Dai, andiamo avanti. Sentite, è ora di pranzo. Io devo fare la pennichella pomeridiana, che c'è una certa età. Praticamente Patti Smith è stata tra le grandi protagoniste del proto-rock e della new wave. Non so, ho guardato strano, che cos'è il proto-rock? Non lo Ma so. Ma io lo so ovviamente cos'è il proto-rock. Quindi... Andiamo mistero. Avanti. Allora, praticamente il suo grande carisma interpretativo e la potenza delle parole delle sue canzoni le hanno fatte guadagnare il soprannome di sacerdotessa del rock, che sempre si è lodata per questo motivo. Tutto sto tempo quattro righe, eh? Quattro righe. Senti, a 28 anni entra nel mondo della musica iniziando con dei reading poetici, accompagnata praticamente alla chitarra dal suo amico di lunga data, Lenny Kane, che praticamente accompagnava appunto musicalmente. Comunque successivamente, era tardi. Sì, era tardi. Sempre bambini prodigio, fanno invece... Beh, no. Anche te, ti sei un bambino prodigio, un bambino speciale. Anche per noi. Io sono un bambino speciale. Esatto. Non l'ho fatta apposta, c'è scusate. Riuscita a staccare. Io non l'ho fatta apposta. Ha staccato qualcosa anche oggi. Scusate. Vabbè, intanto che Nicola sistema tutto, andiamo avanti. Successivamente pubblicò dei singoli con delle etichette indipendenti fino ad arrivare a pubblicare il suo primo album. Lo devo dire? Lo devi dire. Ok, di cui parleremo oggi, che ebbe successo grazie alla sua voce passionale, alle sue qualità poetiche. Ah, gli aveva frustato l'occhio. E alla forza della sua musica. Praticamente era un rock nudo, che all'epoca, quindi parliamo degli anni 70. Era nuda. Oddio! Venne definito come punk. Quindi cavate i Sex Pistols e tutta la compagnia Patti Smith è punk, no? Tutti il resto. Se sei convinta tu, vai. Sì, certo che sono convinta io. Successivamente i suoi album divennero, diciamo, la fata madre. Fata madre? Sì, divenne la fata madre del cosiddetto rock intelligente. Praticamente Patti Smith, no, veramente, sto in grana veramente piano, mi dispiace. Aspetta, ma rock intelligente che vuol dire?
Perché lei praticamente, cioè, nel senso, sui testi delle canzoni era poesia, cioè non è che erano... Ah, era un modo per dire che tutti gli altri erano scemi, in pratica. No, nel senso, usava, cioè, aveva dei contenuti sensati, non è che magari ti diceva, ah, guarda, c'è il tipo sulla strada che cammina, forse ha capito che stavo parlando. È un nostro professore, comunque, esatto, cioè, okay. Capito, non è che diceva questo, diceva che... quel... capito, cioè, era più studiata la situazione. Ok, capito. Era più sentimental. Sì, esatto, infatti è una cosa che viene molto apprezzata dalla critica, dalle persone, eccetera. Cioè tu, le star. Nicola, siamo, cioè, noi le star del programma, non inquadrare i professori dei libri, per favore. Grazie. Ci siamo noi, no quelli. E praticamente, insomma, lei appunto per questo motivo ammaliò la critica, insomma, c'aveva tanti fan, eccetera, eccetera. Cosa, cioè, più i followers. Importanti? Followers! Non c'è neanche la voce per urlarlo come l'altra volta. E la cosa più importante è che lei in tutta la sua carriera rimase sempre coerente. Cioè, anche se faceva cose sceme, pazze, tipo su un album ci aveva messo la foto del Papa, con scritto che la musica riconciliava con Dio, cioè tutti chiesa, santi, cattolici, eccetera, gli hanno fatto proprio... E scandalo! Esatto, invece lei è sempre comunque rimasta coerente a se stessa, non era come quelli dell'altra volta che era un farsi, gli dicevano che facevo le cose e non era vero. Lei non era farsa, era hashtag farsa. No filter. Praticamente successivamente, nel 79, praticamente lei non si sa come, annunciò... Uccello Rotta annunciò il ritiro dalla scena per sposarsi, cioè anche, insomma, anche le migliori ci hanno avuto delle debolezze, che era l'amore. Che schifo, esatto. Però poi, per buona fortuna, negli anni nell'88 tornò sulle scene pubblicando un album che secondo me è bellissimo, quindi se per me è bello per tutti, che è People Have the Power. Noi adesso abbiamo un bellissimo parcheggio con una Smart in diretta dove il signor vai sterza così. Ma perché tocca sempre apri delle parentesi inutili in questo programma? Perché comunque, scusa, ti devo correggere immediatamente. Sentiamo che stronzata che sparo. Ho detto una parolaccia, no? Scusate. People Have the Power. Era un singolo o era un album? Era un singolo e un album. Ah, ecco. Ah, okay. Sì, dai! Scusa, madonna. Acida, Certo, acida. Ho bevuto la Coca-Cola. Ma ha messo l'acidità. Gli anni 90 per Patti Smith furono comunque un periodo di grandi perdite, e nonostante ciò lei comunque continuò la sua produzione musicale. Sì, so che c'è la stomette lunga, ma ci voglio di parlare, che ha fatto, è sceso, gliela fatta, che macchina brutta. Ammazzatemi, prego, piantatemi qualcosa nel collo. Francesca Gaglia sta chiamando in diretta. Ma compagni. Chi è? È Gagliardini, la Francesca. Ciao Franci! Madonna. E appunto fu un periodo di grandi perdite, e lei comunque continuò la sua produzione musicale con testi ispirati, insomma, alla tristezza. Insomma, un po' depre era. Esatto. Era un pochino depre in quei momenti. Va esatto, bene. La follia, le cose brutte del mondo, Dio tutta triste, la terra è piatta. Devo andare a fare le gare di sfilate. Sta zitta, per favore. Capisci? Sta zitta. Però vabbè, basta. Veramente, basta. Censuro, parlate voi, perché io veramente ho perso veramente il filo. Chiedo è giunto il momento forse di parlare dell'album. Sarebbe l'album del giorno è Horses, ossia Cavalli. Il primo Holly the Horses. Esatto, non esattamente quella canzone, però sì, Cavalli. Il primo della discografia di Patti Smith fu pubblicato il 10 novembre 1975 dall'etichetta discografica Arista Record. Ma non fa vedere il copione, noi siamo dove essere autentici. In realtà il io copione. Non sto leggendo, è tutta... La nostra è improvvisazione. Tutta conoscenza personale utilizzata per... Oddio, ma apri la finestra. Non ci stanno le finestre? Che apri? Spaccamo il vetro? Comunque. Piccione. Scusa Giacomo... Perdonato. Horses è considerato una pietra miliare del rock, e con quest'album Patti introduce un nuovo linguaggio artistico e musicale, aprendo la strada al nascente movimento punk e diventando fonte di ispirazione a molti musicisti. È una perfetta fusione tra il rock and roll e la poesia beat, e il sound dell'album è guidato dal suono rudimentale della chitarra di Lenny Kane, credo. Ma infatti... Io ho scritto Caglie, perché lei mi ha scritto Caglie, però non so se è Caglie. È Kane o Caglie? Vabbè, quello che è della Lenny, l'amico Lenny. Bravo. Perché ogni volta che succede qualcosa ti devi appellare a Montré? Ma sei tu quella con le conoscenze... Dovresti scaricarla, arrivati a un certo punto dovresti iniziare anche tempo a espandere i tuoi orizzonti, cioè un po' ascolta soltanto RuPaul, inizia a ascoltare altro. Io sono già perfetto nel mio, non posso anche ascoltare la musica bella. E allora che ci stiamo qua? Smontiamo baracche e burattini, e Vito Gessimone è perfetto, quindi... Parlando invece dei testi dell'album, si ispirano al movimento francese del simbolismo, che si ispirano a poeti come
Blondair, William Blake e l'idolo di Patty, ovvero Rainbowed. Tutto Rainbow. Ciò... Rainbow. Esatto. Tutto ciò si fonde con l'energia della poesia del beat, della Beat Generation. L'ispirazione delle diverse canzoni è presa dalla famiglia di Patty e dai suoi idoli. Ad esempio, per creare Break It Up, fu ispirata da Jim Morrison, quando è andato a visitare la sua tomba a Parigi. Mentre la traccia... Bella domanda, questa non so come si legge. Va bene, facciamo lo spelling. Elegie? Elegie. Ma che stai facendo? Diciamo che è elegie, dai. Venne registrata il giorno della morte del grande chitarrista Jimi Hendrix. In Horses troviamo anche due adattamenti classici del rock, come ad esempio Gloria di Van Morrison, che Patty rielabora in maniera radical. Radical chic. Esatto. All'inizio del brano canta quelli che sono forse i suoi versi più famosi, ossia Jesus died for somebody since but not me. Ossia, Gesù è morto per i peccati di qualcuno, ma non i miei. È molto modesta la ragazza. Molto, molto. Ora, è la quasi perfetta quanto me. Come al solito mettiamo le tutine da graphic designer e parliamo della cover. Io mi trasformo come Sailor Moon. Il cristallo del cuore. Sai che l'ho mai guardato Sailor Moon? Non era il cristallo della luna. Ma che ne so, l'ho guardato mai. Allora, da turista. Eleonora sfoggia le nostre magiche doti da graphic designer e mostra a tutti la copertina. Che non si vedrà mai perché la copro io con il mio corpo gigante e per niente magro e scheletrico. Allora, Nicola, coordinate geografiche, per favore, latitudine e longitudine, grazie, dalla regia. Non si vedrà mai. Aspetta, me ne levo dalle palline io. No. No, così non si può fare. Allora. Oggi è un disastro totale. Va bene, la cover ve la immaginate. Siamo così bravi a descrivere le cose che ve la immaginerete. Incastrata. Avete bisogno. Esatto, niente immagini. Allora, Horses, oltre ad essere un grande album, un grande nome nella storia del rock, ha anche una delle copertine più iconiche di sempre. La foto... È proprio coperta. Non ci interessa, noi siamo bravi a descrivere. Nicola, finalmente ti vedono i nostri amici. Ciao Nicola! Ciao Nicola! Allora, la fotografia presente sulla copertina venne scattata da Robert Mapplethorpe, un fotografo amico di lunga data di Patti Smith. Infatti fu anche la sua prima musa ispiratrice. Il soggetto... Cosa stai facendo, Nicola? Cioè, scusami, oggi avanza veramente il disagio. Wow, bravissimo. Sei un tecnico magnifico. Patty fu appunto il soggetto che Mapplethorpe, non ci riesco a pronunciarla, non scioglie lingua. Roberto. Fotografò maggiormente durante la sua famosa carriera. In questa copertina, Patty è ritratta dal nostro fotografo in abiti maschili e in bianco e nero, mentre Patty guarda dritta verso l'obiettivo e questo la consacra, diciamo, come anche icona di stile, oltre che icona musicale. Allora, ora parte il momento sentimentale, quindi Nicola, con le tue capacità extra, mettimi una ballata al piano di sottofondo, così faccio il mio momento sentimentale con la lacrimuccia. stupendo. Allora, l'artwork di Horses ci serve un pizzico di magia. Perché? Cosa stai facendo? Leva sta cosa, Nara, non disturbare il mio momento. Basta, Nicola. Basta, ti prego. Basta! Questa copertina ci riserva un pizzico di magia. Perché? Perché non è una semplice foto, ma rappresenta l'unione di due anime affini. Cioè Patty e Robert. Eleonora sta zitta, ti spacco la faccia. Basta! Patty rompe i canoni della musica e dall'altro lato Robert rompe i canoni della fotografia, quindi erano tutte e due figure. Due rompitori come noi. Robert Targaryen. La famiglia come? Targaryen. A parte che Robert non era di Targaryen, era degli Stark. Baratheon. E anche Baratheon. Vabbè. No, Robert sa chi è. Rob Stark. Oh! tu mi sa che vuoi andare a casa prima del solito. Riprendiamo la retta via. Quindi questa fotografia rappresenta l'unione di due artisti che hanno entrambi influenzato le loro epoche. E quindi io ti ammazzo oggi. E quindi basta, mi stava a perdere il filo. La caratteristica essenziale di questa copertina è il fatto che
era in bianco e nero e c'è un grande contrasto tra le ombre e le luci. Questo crea quindi un grande contrasto tra i bianchi e i neri, dai, che sono l'emblema dell'opposizione. Oltre all'opposizione dei colori, l'immagine è importante per l'abbigliamento di Patty. Sì, perché gioca indossa... sul genere. Bravissima, è molto LGBTQIA+. Oh. Quindi, c'è questa donna... Ma tu stai a fare in realtà di qua, praticamente. Okay. Ma comunque può anche bastare. Patty certi, amicizia lunga. Io t'ammazzo. Allora. Levete. Cavete. Cavete. Quindi c'è Patty, questa fotografia, con degli abiti genericamente associati al genere maschile. Sì, perché praticamente c'ha la camicia... Una camicia, una giacca, le bretelle e insomma... pantaloni a vita alta. Abbigliamento che oggi è del tutto normale, ma negli anni 70 era molto, molto androgino. Esatto. Cosa vuol dire androgino? Androgino, per tutti quelli che non lo sanno, signora lì lassù che non c'è nessuno. È venuta dall'alto. Androgino è un termine che indica un abbigliamento e un comportamento... diciamo, al limite, al confine tra il maschile e il femminile, quindi in una terra di mezzo non ben meglio specificata, diciamo. E questa caratteristica estetica era molto conosciuta già dal glam rock. Esatto. E venne portata avanti da artisti come Mark Bolan, David Bowie, Mick Jagger. Quella, bravissima, scusa, wow. Per citarne alcuni. Quindi chi è che ha fatto questi... sto verso? chi è che l'ha fatta ha vinto punti fata? Quindi... c'erano questi omoni pelosi che andavano sul palco. Erano pelosi, ok? Andavano sul palco con i tacchi alti, truccati, con i glitter, tempeste di glitter, pantaloni attillatissimi, esatto. Pulite fuori. Insomma, si ispiravano seriamente alle drag queen. Cioè infatti hanno delle drag, più o meno come vado in giro io tutti i giorni, quindi. E sempre io, quindi, io. Io sono il centro di tutto, il mondo ruota intorno a me. Anche le galassie ruotano intorno a me. Quindi in questa copertina Patty fa esattamente la stessa cosa, ma ovviamente ottiene l'effetto opposto. Quindi esplora il suo lato maschile, si veste con abiti maschili e quindi si distacca da tutti quelli che sono tempesti di glitter, paillette, arcobaleni, unicorni. Ok? Quindi la copertina è importante per questo motivo. Ok? Okay. Quindi il momento sentimentale è finito da un pezzo, veramente. Vai, altro parcheggio in diretta. Non ci interessa. Vai. Quindi, anche in questo caso, si può dire che Patty era per niente farsa e del tutto no filter, perché era molto vera, senza paillette, senza glitter. Esatto, ora, non era strutturata, perché Roberto l'aveva rappresentata con la sua essenza nel modo in cui lui la vedeva. Cioè, tu non puoi dire queste cose fondamentali. Guarda che parcheggio perfetto che ha fatto la signora, complimenti. Questi sono tutti scuola guida. È la regina del cambio argomento. Esatto, la mia dote maggiore è che rompe le scale. La vogliamo fare sto capitolo sul rapporto tra i due? Da quanto è che stiamo in onda? Circa 18 minuti. Allora, potete evitare di sentirmi parlare. Esatto. Ci sarebbe stato un altro bellissimo capitolo. Ma io mi rifiuto. Con la voce stupenda e per niente irritante di Leonora, ma per fortuna ve lo risparmiamo. Quindi chiudiamo la puntata. Bene, allora siamo giunti alla conclusione. Questa puntata molto sentimentale è giunta a termine. Oggi facciamo... molte musiche. Esatto. A parte che mi devi spiegare che è sta canzoncina. Dopo me la fai sentire. Comunque, scusate, vediamo. Adesso adesso voglio aprire una parentesi. Ovviamente parla per un secondo Giacomo, lei già si sente in diritto di togliere la parola. Mi sento in diritto di togliere la parola alle persone, perché tu critichi le persone... Senta, le persone che ti stanno intorno perché cambi discorso, perché e dopo lui gli chiedi perché la canzone. Io se ricordo che sono la star del programma, quindi faccio più o meno quel che mi pare. Mi hai censurato la voce per un secondo e mezzo, come ti permetti? Basta. Giacomo, scusaci, finisci la puntata. Bene, abbi il tuo momento di gloria. Bastardino come il cane. Ma perché? Allora, le voci delle balene. Questa puntata è giunta al termine. Vi diamo anche i compiti per da casa. Dovete imparare a memoria tutta la discografia di Patty Smith con tutti i dettagli, anche quante volte ha sbattuto il mignolino sul piede dei mobili. Sì, questi sono ordini di Eleonora. Poi, anche se studiate giorno e notte, andate a lavoro, fate quel cavolo che volete. Se volete reperire tutte le nostre vecchie puntate, seguiteci su Facebook, Instagram. Andate su Spreaker per ascoltare il tutto in una qualità orgasmica. Andate su YouTube dell'istituto se volete guardarci festeggiare. Ci potete trovare anche su Radio Design, iTunes Podcast e su Spotify.
c'è rimasto qualcosa? Non credo. Ah sì, questo venite a suggerirci. Speaker, l'ho detto. I cazzo bubuli di Instagram, dove potete lasciare i commenti. Questa cosa di Instagram, secondo me, è arrivati alla 12ª puntata, basta. Perché... ma noi non siamo no filter come la Patti, quindi siamo farzi e diciamo che siamo attivi su Instagram, anche se non è vero. Quindi andateci comunque, metteteci qualcosa, un like, qualcosa e ciao. Quindi, sperando di non sparire di nuovo come la scorsa volta, hai chiuso la diretta, vero? Bravissimo, Nicola. La puntata post pranzo. Va bene, no, ok, speriamo di rivederci settimana prossima con la nuova puntata, come sempre da Radio Design e dall'Istituto di Design. Salutiamo e vi diamo appuntamento all'inferno. Ciao!